Corso del Popolo ve l'ho fatto vedere ieri, e ve l'ho fatto vedere ieri di sera, col freddo, e c'era davvero poca gente. Oggi invece è sabato, c'è il sole, sono le... che ore sono già? Le 11.26 e la gente passeggia tranquillamente come in qualsiasi altra città, con la differenza che a 100 metri da qua c'è la laguna, la splendida laguna. Ho letto sulla guida una cosa molto particolare di questa via, che questa via non è Viale del Popolo, è chiamata Viale del Popolo, ma è praticamente la piazza della città, cioè una strada larga che funge sia da via principale della cittadina, 50.888 abitanti secondo la guida, sia da piazza principale, e infatti se ci fate caso è piuttosto ampia e in questo orario è quasi esclusivamente pedonale, molto molto piacevole da passeggiare, molto più sicura di ieri, che in serata mi vedevo sfrecciare le auto a 70-80 km/h. Beh, magari adesso esagero, però questo è Viale del Popolo, assolutamente da visitare. In Corso del Popolo troverete la bellezza di ben sei chiese, tutte più o meno radunate sulla distanza di 500 metri, segno evidente che la città è sempre stata piuttosto cristiana. Questa è la chiesa di Sant'Andrea, ad esempio, proprio sul grande Corso del Popolo, che è anche la piazza cittadina, come vedete. Se vi state chiedendo cosa ci stanno facendo tutti questi uccelli appoggiati lungo questo canale, appoggiati lì sui tendoni Bordeaux, vi basterà sapere che non sono uccelli qualsiasi, ma che sono gabbiani. Quello è già partito, sono gabbiani, e sotto quei tendoni Bordeaux c'è niente poco di meno che... Ehi, cosa fa quello? C'è il mercato ittico della cittadina, e questi gabbiani stanno aspettando in attesa che qualcuno gli lanci dai banconi gli scarti del pesce non venduto, perlomeno. O perlomeno sono... Guarda, hanno appena tirato qualcosa e tutti si lanciano. È la gara per la sopravvivenza, del resto. Ricevere un pesce da uno dei banchi dei pescivendoli del mercato è come fare un pasto. Beh, davvero impressionante, ho paura di essere investito. Questo è il canale della Vena, che è tra i tre canali che attraversano Chioggia, questo è il più stretto, e quella è la chiesa che ho ripreso ieri sera.